Siamo in compagnia di Fabrizio Scalzi, direttore sportivo della Valenzana Amado, siamo al comunale di Valenza in tribuna. Allora, il traguardo è vicino, che cosa manca secondo te? Mancano ancora 7 partite. No, adesso a parte gli scherzi, saranno ancora sette battaglie per noi, perché tutte le squadre che comunque ci incontrano non mollano mai niente, quindi, come giusto che sia, saranno ancora 7 partite toste, dove cercheremo di fare il nostro meglio per portare a casa questo traguardo, Avere vinto al 90esimo domenica ecco. una partita complicata come quella con Lovadese sicuramente serve al morale, migliora le consapevolezze in vista di questo rush finale a cominciare da quarta domenica. Sì, la vittoria di domenica per la squadra, per il gruppo, è stata fondamentale. Poi chiaramente è arrivata negli ultimi secondi, però ti ripeto, la squadra ha giocato secondo me un'ottima partita domenica, rischiando veramente poco. Purtroppo poi abbiamo preso un gol un po' così a freddo e ci stavamo complicando la gara. Invece siamo stati bravi a non mollare fino alla fine e abbiamo trovato proprio negli ultimi secondi con Luca questo gol che ci ha dato veramente un grosso stimolo. Ti faccio una domanda che potrebbe sembrare retorica, ma che vorrei che in qualche modo argomentassi. Sei soddisfatto dei risultati ottenuti, ma soddisfatto non solo a livello tecnico, perché sulla bontà del progetto tecnico, ne abbiamo parlato e comunque basta vedere la classifica, ma c'è anche un progetto importante a livello societario. Sì, certo, adesso indipendentemente appunto dall'aspetto tecnico, quest'anno abbiamo forse messo le basi a un progetto che io e Flavio comunque ci stavamo lavorando quasi da un anno e mezzo, e siamo riusciti a fare anche delle cose per migliorare anche il settore giovanile. Siamo riusciti a fare un sintetico nuovo, quindi non solo a livello di prima squadra, ma proprio a livello di società valenzana, che secondo me stiamo crescendo molto e speriamo di avere anche altri ragazzi che sposino il nostro progetto, ecco. E comunque aver riportato entusiasmo a Valenza è già una prima vittoria, questo possiamo dire. Certo, perché vedo persone qui allo stadio che mi dicono che era da anni che non venivano più e che sono stimolati da questo progetto, dalla squadra, da come dai cambiamenti.